Bella a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e oggi siamo su Dirt 3, un gioco di macchine. Potrete vedere, credo, al mio sfondo qua delle macchine. Comunque, disciplina Rallycross. Giocherò con il controller. Difficoltà e aiuti. No, no, che avanzato, ciao. L'ultima volta che ho giocato in avanzato sono morto. Impostazione veicolo. Perfetto. Perfetto, così. Prima gara, e anche se la perdiamo, è poi soltanto di... Era soltanto quella di prova. La prima, eh. Sono già ottavo, ultimo, esattamente. E ma è tutta colpa degli altri. No, non è vero. Vedete, sono già di nuovo settimo. Sesto. Sono bravissimo nei giochi di macchine. Chi ci crede qua? Infatti stavo già per uscire di strada come 5 volte. Perché ho scelto di notte? Potevo scegliere anche di giorno, ma io sono più intelligente, faccio di notte, perché così di notte non vedi niente a parte i fari. Però è bello questo gioco di macchine, non è, cioè, è abbastanza realistico, però è divertente sfidare questi robot qua, perché questa difficoltà qua è semplice, però ha difficoltà quella non principiante, neanche intermedio, avanzato, è impossibile, cioè fisicamente, perché appena tocchi l'acceleratore sei già contro un palo, hai già rotto i tre quarti della tua macchina, devi ricominciare la gara e non funziona più niente della tua macchina. Mentre qua è tutto più semplice. Non dico che potrei farla senza guardare perché non so il percorso. Però, cioè, non sto mai smettendo di gasare. E il bello di questo gioco, così nel mentre che gioco vi faccio anche la recensione, è che ogni volta che prendete una buca, andate contro una cosa, il vostro controller reagisce. Cioè, se beccate un dosso a destra, tipo, aspettate, non ce l'ho fatta, ci volevo beccare, tocco qua, non te lo lascia fare, guardate, ecco, adesso la parte destra del controller mi vibrava per farmi capire che ero andato contro, oppure anche adesso che sono rientrato sulla neve ha fatto una specie di scossa così, come per dirti hai cambiato superficie. E questa cosa è molto utile perché ti rendi conto ovviamente di come sarebbe sulla macchina. Sulla macchina sentiresti la botta in tutto il corpo. Poi una cosa che potrei pensare, mi è venuta in mente in questo momento per la realisticità del gioco. Io ho anche un volante della Ferrari, non mi ricordo più, era tipo una cosa così, con tanto anche di cambio delle marce, che qua non c'è, ma ho anche i pedali. Potrei provare questo gioco di macchine la prossima volta, cioè se questo gioco di macchine vi piace ve lo porto, anche perché è abbastanza divertente sia per me registrarlo, se lo è anche per voi vederlo, mi fa piacere. Prossima volta, no, beh, tre giri va bene, perché questo qua era proprio semplice, quindi non c'era sfida. Lo sto tenendo completamente premuto l'acceleratore e questa macchina non esce fuori di pista su della neve. Cioè, io mi domando come ne sia possibile questa cosa. Poi vi dico una cosa che questo gioco ha che è fantastica. Il replay. Cioè, se voi fate il replay della gara, ve lo trasforma tipo in un film. Cioè, voi potete aver fatto la gara più brutta della storia e loro ve la fanno risultare la cosa più bella mai esistita, la gara più bella che hai mai fatto, continuando a cambiare inquadratura, facendo vedere queste cose qua. E non sono io a mettere questi effetti, tipo quelli di prima quando lo schermo fa così, non sono io, è il coso. Peccato che non c'è modo di salvarli. Però sono bellissimo soprattutto quando magari vai
vai fuori strada e tu dici io sono andato fuori strada, e lui ti fa vedere soltanto il pezzo tipo in cui rientri, queste cose qua. Facciamo sempre questo, di notte, mattino sereno, andiamo così, sempre stessa macchina, stessa potenza, semplicemente con la difficoltà intermedia. Arriverò ultimo, lo so già, cioè ci ho già provato. Ditemi com'è l'esperienza di avere dietro un'auto, se è bella, se no ci posso anche rinunciare, però mi sembrava una buona idea. Difficoltà e aiuti, intermedio, partecipanti, avevo letto principianti. Ah, il bot è un principiante, stavo per dire. Poi quando ho letto partecipanti ho detto oddio. Ultimo, sono come prima. Come prima. Allora, adesso devi frenare un pochettino, cioè devi togliere il piede dal gas, perché sennò vai fuori strada. Infatti vedete che ogni tanto diminuiscono i giri drasticamente, perché sennò vado fuori strada, ho paura di andare fuori strada. No, vedete, questa linea qua deve essere verde. Se seguite questa linea qua ed è verde, significa che state facendo la miglior traiettoria possibile. L'unico problema è che quando diventa rossa significa che non riuscite a fare la curva, uscite fuori dalla traiettoria prevista. Mentre se voi fate così, non, cioè finché non diventa rossa, almeno che voi proprio non siete scarsi mentre che state facendo la curva, date un colpo di gas e uscite fuori strada come ho appena fatto. Sono già ultimo, cioè l'unica persona che ero riuscito a superare mi ha superato perché ho fatto un test a coda. Cioè, vedete che era rosso, non sono riuscito a mollare il gas in tempo e sono uscito. L'unica cosa brutta della neve è che non potete frenare, cioè se frenate vi uccidete, cioè letteralmente. Questo è quello che succede se state arrivando troppo veloce e frenate, la vostra macchina va dritta. Io mi sono rimesso ad accelerare ma non funziona. Una volta che voi siete fuori, la neve vi porterà a essere soltanto più fuori, perché sulla neve vi fa slittare, tenendo premute le ruote slittate, mentre se mollate semplicemente l'acceleratore potete proseguire senza grossi problemi, cioè almeno in teoria. In pratica non lo so, non ci ho mai provato ad andare su una macchina reale. Io gioco a questi, dite che è simile, se qualcuno l'ha già provato una specie di cosa così me lo riferisca, se è simile. Per fortuna che quel tizio là mi ha spinto, sennò ero già completamente morto. Vai, ce la posso fare, ce la devo fare per forza, perché la però adesso scusate, sono in rettilineo e la mia macchina che è scarsa, non è la loro, cioè è la loro che è troppo forte. No, vai, sono ancora settimo. L'avversario doveva morire malamente, ma però non è successo. E vedete quanto sia già più difficile con intermedio. Con esperto questo circuito l'ho provato un milione di volte. Arrivate alla fine che se siete terzi è una fortuna pazzesca, perché dovete avere una serie di, non di coincidenze, proprio di fortuna, di botte di fortuna incredibili, perché a 160 all'ora sulla neve credo che non sia una buona idea, soprattutto se sei in sesta. A 160 all'ora sulla neve con una macchina degli anni 2000, non so che cosa sto sparando. Comunque è finito, e se voi fate il replay però viene fuori una cosa che vi sembra una delle più grandi
bellezza, cioè tipo ti fa vedere come se tu stessi facendo la migliore gara della tua vita, non avessi sbagliato nulla. Adesso provo ad andare un po' più tipo un po' più avanti, però ti fa vedere sti salti, poi ti fa vedere questa roba. Sembra Fast and Furious. Aspettate, arriviamo praticamente qua, che c'è tipo il testa coda. È qua che mi è successo. Sì, è tipo qua, aspettate. Vedete, vi accelera tutte quelle cose lì. Mi diverte troppo, vabbè. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Cioè, ditemi se questo video vi è piaciuto, mettete like. Anche su Facebook scrivetemelo, mi è piaciuto il video, scrivetemelo ovunque e ci vediamo alla prossima. Ciao!